Voglio anche lì aprire una parentesi, sottolineare come io in questi anni abbia, come dire, bloccato tutto, cioè non erano più nella mia competenza né l'acqua né i rifiuti, non erano più nella mia competenza diretta. E anche questa è una grande mancanza nel potere e doversi misurare rispetto a problemi che riguardano i cittadini e riguardano il territorio, ma rispetto ai quali tu non hai in mano le leve per poter direttamente dare ordini e risolvere il Non sei nella problema. stanza dei bottoni. Non ci sei perché sei dentro l'assemblea dove ti devi misurare con tutti i sindaci, con esigenze diverse e nelle quali poi succede quanto è successo sulla vicenda dei rifiuti. E quando è successo sulla vicenda dell'acqua? Perché sulla vicenda dell'acqua tutto è bloccato per via dei sindaci che non hanno consegnato le reti, e in questo senso dando grande alibi alla ditta che gestisce il servizio, che dice: ah, se voi non mi consegnate le reti, io non posso lavorare, dice Girgenti Acque, coprendo così anche le manchevolezze della sua gestione. E dall'altro lato, rispetto alla vicenda del lato rifiuti, il fatto di doversi misurare con tutti i sindaci con esigenze diverse, rispetto a quello che è per esempio il problema di Agrigento, fa sì che alla fine non riesci mai a dare una soluzione definitiva al problema. Perché la risoluzione definitiva al problema la dai quando tutti pagano il costo del servizio. E questa macchina complessiva di tutto lato cammina. Quando un comune non paga, ti salta il servizio. Agrigento ha pagato, dicevo prima, il servizio, gli abbiamo trasferito anche tutta la riscossione coatta, dando anche fastidi alla popolazione, e però poi ci troviamo in questa condizione. Ma su questo io voglio essere estremamente chiaro, sto lavorando proprio in queste ore perché mi riprenda io i ruoli e i ruoli li gestisca attraverso una gara che faremo, quindi con una banca, con una società che dovrà gestire questi ruoli, perché sia chiaro che il ruolo che ha il comune di Agrigento e che quindi diventa quindi Liquidità. liquidità, risorsa finanziaria, serve per pagare le ditte che giustamente avanzano un monte rilevante rispetto al servizio che hanno svolto. Questo per dire che cosa? Che io poi, sulla base di quanto darò e verserò, vorrò che la ditta mi faccia il lavoro nel mio comune. In questi anni, il fatto che sia stato il comune di Agrigento in TIA, ha fatto sì che, tanto c'era il comune di Agrigento che era in TIA, il comune di Agrigento, secondo la vecchia normativa, non potevo riprendermi io i ruoli, per cui Agrigento pagava e pagava anche per tutti gli altri, e quindi quando lo sciopero scattava e scattava anche per altre ragioni, per altre cause di altri comuni, comunque lo sciopero doveva anche subirlo la città di Agrigento. Questo è frutto di un sistema, di un sistema e soprattutto di un modello che non ha per nulla funzionato, che è stato ed è il modello Degiato, che è stato un grande fallimento della regione siciliana questo, e che purtroppo si va a scaricare nelle responsabilità dei cittadini che purtroppo poi andiamo solamente sempre come comuni e come sindaci a dover riuscire a trovare le soluzioni, ma in un sistema in cui da un punto di vista normativo non hai competenza diretta e in cui ti scontri con una condizione che è veramente di grandissima difficoltà. Peraltro lei poc'anzi si riferiva a dei servizi primari, acqua e rifiuti, che sono stati sottratti alla diretta competenza da parte del comune. In tali servizi primari è da comprendere anche il servizio di depurazione, dello scarico a mare, delle condotte sottomarine. E allora mi riallaccio all'argomento recuperando due strutture, due impianti. Uno è il depuratore. Il tanto atteso depuratore, lei alcune settimane addietro si è pronunciato nel senso della rinuncia al depuratore al villaggio Peruzzo e della allocazione definitiva dello stesso impianto al villaggio Mosè. E poi ancora, sempre alcune settimane addietro si è presentata, se non erro da parte del consigliere comunale Giuseppe Arnone, come risolutivo una riunione a Palermo coordinata dall'assessore Giosuè Marino,
propedeutica al riscatto del dissalatore a Porto Empedocle a favore della città di Agrigento. Dunque due strutture essenziali, depuratore e dissalatore. Lo stato dell'arte. Lo stato dell'arte, ma sulla vicenda del dissalatore io vorrei ricordare, non per questioni di paternità, ma per questioni di verità, come l'estate scorsa, siamo nel mese di giugno, di luglio, proprio alcune mie lettere nel momento in prossimità in cui scadeva il contratto con il dissalatore, fecero sì che la regione siciliana riscattasse il dissalatore di Porto Empedocle per utilizzarlo per la città di Agrigento, perché io avevo nelle lettere dato la disponibilità, così prevedeva il contratto, che nel caso in cui la regione siciliana non avesse esercitato quel diritto di prelazione che le spettava, in caso il comune era pronto a esercitarlo. La regione siciliana esercitò quel diritto di prelazione, per cui oggi il dissalatore deve in questo momento proprio entrare nel patrimonio della regione siciliana. Ma la cosa importante che su un piano politico siamo riusciti a stabilire, ripeto, a seguito del mio intervento, è stato quello che servirà per il territorio, per la città di Agrigento. E questa è un'altra conquista importante, ripeto, che siamo riusciti a mantenere per la nostra terra. La vicenda depuratore, purtroppo ci troviamo dinanzi una vicenda che da un punto di vista amministrativo è una vicenda che parte negli anni 80, se non addirittura negli ultimissimi anni o negli anni 70, che da un punto di vista quindi amministrativo prima, giudiziario poi, essendo anche intervenuti i fatti da un punto di vista penale, ha fatto sì che anche rispetto per esempio a questo tema che è fondamentale per una città, nessuno poi mettesse più un dito per andare a risolvere questo problema. Noi cosa abbiamo fatto? Io ho dato un atto di indirizzo che è stato condiviso dal Consiglio Comunale, e cioè quello di realizzare un grande depuratore al villaggio Mosè, di andare a realizzare questo grande depuratore che dovrà anche servire per il comune di Favara. Questo è stato condiviso da parte del gestore attuale del servizio Girgenti Acque, e per cui si sta andando in questa direzione. Ho sollecitato, e noi ormai nei prossimi giorni andremo a definire quella che sarà la sorte del depuratore del villaggio Peruzzo, perché dobbiamo riuscire a comprendere come vi sono ragioni da un punto di vista giuridico che dobbiamo assolutamente rispettare per fare in modo che non vi siano eventuali azioni risarcitorie nei confronti del comune di Agrigento. E questo è fondamentale ed è importante proprio a difesa e a tutela degli interessi del comune, perché tra le altre cose, per esempio, vorrei ricordare come ne ha avuto anche notizia la stampa, ma vi devo dire che anche nelle ultime settimane abbiamo avuto vicende di questo tipo, e che però sono state fermate oggi da una burocrazia attenta. Vi ricorderete come, per esempio, siamo riusciti a scoprire come sul tema di espropriazioni negli anni erano state fatte più espropriazioni, erano state pagate rispetto ad alcune procedure di espropriazione più volte alle stesse persone. Per dire, gli interessi alla fine del comune li fai sempre tutelando il comune rispetto a qualunque atto amministrativo. In questo caso dobbiamo solamente stare attenti ad eventuali azioni risarcitorie che si potrebbero, ecco, paventare. Ma avendo noi fatto una scelta che è quella di un nuovo indirizzo, quindi un nuovo sistema di gestione, un nuovo sistema di gestione del reflui, ritengo proprio che possiamo scongiurare qualunque equazione in questo senso nei confronti del comune.
Una ultima domanda, l'emergenza clandestini che si concretizza poi nell'Agrigentino e nella città di Agrigento come un problema di accoglienza di cui per adesso si occupa la diocesi agrigentina che offre a disposizione dei locali, dei posti letto. A prescindere da tutto ciò, il deputato regionale di Forza del Sud, Michele Cimino, seduto sulla sua stessa sedia in occasione di una puntata di tema registrata poche ore addietro rispetto alla sua, ha paventato da parte sua il rischio che l'ex carcere di San Vito ad Agrigento, su volontà e scelta del governo nazionale, in assenza di proposte locali, sia convertito e adibito a centro di identificazione ed espulsione per i clandestini, quando invece la proposta di Cimino è destinare l'ex carcere di San Vito a Cittadella della Salute con un pronto soccorso in zona, stante la distanza con l'ospedale San Giovanni di Dio. Ma io questo mi sento di escluderlo. Mi sento di escludere che il vecchio carcere di San Vito possa diventare un nuovo centro di identificazione per gli migranti. E mi sento di escluderlo anche a fronte di alcuni dati oggettivi che abbiamo oggi innanzi a noi, cioè il fatto che non vi siano tendopoli nell'Agrigentino, nella città di Agrigento, non penso, credetemi, che sia solamente frutto di un caso, ma a fronte di questo devo dire che il vecchio carcere di San Vito, che siamo riusciti insieme con il FAI a farlo diventare momento di visita da parte di tantissimi agrigentini, la verità è che stiamo lavorando perché venga trasferito in questo momento è proprietà dell'Agenzia del Demanio, quindi patrimonio dello Stato, venga trasferito alla Regione Siciliana, al demanio della Regione, per poi essere trasferito al Comune e quindi vedere in che termine è possibile fruire di questa struttura, che è veramente una struttura al centro della città, che io vorrei venisse recuperata così come siamo riusciti a recuperare il Palazzo dei Filippini, quindi ha un grandissimo centro culturale, così come di aggregazione. Non la Cittadella della Salute. Assolutamente no, io vorrei che diventasse un grande centro culturale in cui potersi incontrare anche studenti, universitari, riuscire lì a farlo diventare veramente un momento di vita vissuta da parte della città. Dicevo, così come siamo riusciti a riaprire il Palazzo dei Filippini, che oggi vede al suo interno tantissime iniziative e attività da parte di tutta la città, così come siamo riusciti ad aprire la biblioteca comunale dopo 40 anni. Ecco, dobbiamo riuscire ad aprire gli spazi dentro la città per farli vivere. In questo senso io ritengo veramente che sia importante, e questo è un obiettivo che dobbiamo, è un altro dei temi fondamentali sui quali ci spenderemo fino in fondo, quello di riuscire ad aprire quest'altro spazio importante della nostra città, ripeto, che poi andrà assolutamente a migliorare la qualità della vita della nostra città. Bene, si conclude così l'odierna puntata di tema. Io ringrazio il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, per essere stato ospite di Teleacras. Ringrazio anche voi, gentili telespettatori, per la cortese attenzione. Arrivederci ad una prossima puntata di tema. Buonasera.